questo format che ci siamo inventati si vuole proporre come un evento ripetuto negli anni, che in sé racchiude una parte velistica, sportiva, e in sé anche racchiude una parte storica, culturale. Riteniamo che questo evento debba proseguirsi anche con l'aiuto dell'amministrazione comunale, una sorta di revocazione di quelle che erano le tonnare di questa parte del Golfo del Castellammare, che rappresentavano e hanno rappresentato per secoli un momento di grande promozione economica. E infatti abbiamo riempito quest'anno anche di contenuti culturali questo evento, un'illustre presenza, uno dei primi sommozzatori delle tonnare, Ninni Ravazza, ha scritto dei libri sulle tonnare e ci farà vedere delle proiezioni di antichi filmati, questo il sabato sera. La domenica poi ci sarà questa lunga passeggiata, questa giornata passata insieme a tanti amici velisti. E la storia di questo triangolo che comprende Alcamo, Castellammare e la tonnara di Scopello e poi San Vito è proprio la storia degli ultimi 200-300 anni della marineria. Le tonnare hanno fatto la ricchezza dei possessori, ma anche delle centinaia di pescatori che ci lavoravano. Per questo è importante che sia rivissuto da chi non ha avuto questa esperienza tutta questa storia. La veleggiata credo che si inserisca perfettamente nel contesto dei dettami della Lega Navale Italiana, promuovere il concetto di mare, di attenzione per il suo passato e soprattutto per il suo futuro, che comincia a essere pieno di dubbi. Tante persone che si sono iscritte a questa veleggiata mi hanno mostrato proprio l'entusiasmo, l'idea di passare un giorno per mare veleggiando e assaporando le bellezze di questo territorio, unendolo a quello che è appunto la storia delle tonnare. Sicuramente è qualcosa che l'anno scorso abbiamo iniziato in maniera embrionale. Questo territorio ha una lunghissima tradizione a contatto col mare, dal mare ha tratto sempre la sua sussistenza, la sua sopravvivenza. Deve rimanere legato al mare, anche se oggi, evidentemente, come giustamente diceva lei, direttore, da dove veniamo e cosa siamo. Oggi si è trasformato completamente la marineria e le marinerie. Sono poche ormai le unità da pesca che vanno a mare, si è trasformato nel turismo. Oggi l'oro, il tesoro di questa zona, di queste zone, è il turismo e soprattutto il turismo nautico. E qui mi consenta, direttore, di fare un inciso. Abbiamo un'opera portuale che è ormai ferma e bloccata da oltre un decennio. Questo territorio ha necessità, questo territorio ha bisogno di quest'opera infrastrutturale di grande importanza, perché da questo si trae anche quell'oro che ricade su tutto il territorio e non solo su Castellammare, ma su tutto il comprensorio. Stiamo perdendo, a mio avviso, pezzi di opportunità, di storia economica per questo territorio, che non possiamo permetterci di cedere ad altri territori. E qui la Lega Navale si inserisce con queste attività, con queste manifestazioni, con questa veleggiata, passeggiata, che al di là dell'elemento agonistico che non ha, ma ha un forte elemento di coesione, di voglia di stare assieme a vela, rievocando un passato che oggi possiamo spenderci e rispenderci in chiave diversa, in chiave turistica. E qui vogliamo che questa manifestazione cresca sempre più negli anni, affinché diventi e si affermi come un punto di riferimento nel nostro territorio, nel panorama estivo delle offerte turistiche.